Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi parliamo dei migliori cosplay di Yu-Gi-Oh! Mai fatti nella storia, secondo noi. Al decimo posto abbiamo Yami Yuki. Guarda te come sei messo bene. Bravo, peccato che sarà è una donna, però va bene. Comunque sia, c'hai i tratti giusti, anche i capelli, che coraggio. E comunque sia, quanto impegno per fare i capelli di Yuki. Quindi premiamolo con il decimo posto, è entrato nella nostra classifica. Al nono posto abbiamo invece Pegasus. Guarda, mi sono seduto anch'io come lui, peccato che non c'ho il calice di vino. Perfetto, perfetto anche nell'atteggiamento, quindi questi cosplayer sono dei veri professionisti. Bello, bello, bello. Poi soprattutto io mi domando sempre, ma chi è che gli cuce le cose? Cioè sono fatte proprio, se mi sai, spesso se ne fanno da sole. Quindi doppio merito a questi ragazzi. Bakura, sì, mi guardi con quella faccia, con quel bel pennaglione. Brava, brava, assomigliante, bella, capelli bianchi, che io insomma piano piano ci sto arrivando anch'io a diventare un anime. Non ce l'avevo blu, non ce l'ho mai avuto di blu, ma poi ce l'ho quasi tutti bianchi, quindi sono anche ancora giovanissimo. Ottavo posto perché sei signorina, non male, bravo. Questo al settimo posto è un po' borderline, you say, ma più che altro perché c'ha dei bolli sulla schiena che sono un po' strani, però merito a tutto. Per i capelli ha anche trovato un bel artificio, quindi noi l'abbiamo premiato con il settimo posto. Niente male, you say. Certo, una faccia un po' più allegra, potevi farti al settimo posto nella nostra classifica dei top 10, ma al sesto posto, finalmente. Cominciamo a vedere un po' di gnocchetta. Ah, ragazza maga nera, come ho detto, ragazza maga nera, brava, bella, procace, come dovresti essere, come quelle che abbiamo noi alla fine del video. Sesto posto, perché c'è qualcosa di meglio, stai pronto. Mentre parlavamo di unità, è apparsa May Valentine, eccola là. Rappresenta perfettamente lo stilema, sentite questo termine universitario, come è vero, del fumetto, anche dell'anime. C'ha tutte le parti al posto giusto, come possiamo notare. Fortunatamente a me mi lasciano fare questi video, Giorgio fai cosplay brutti, io faccio quelli belli. Grazie, c'ho una redazione perfetta. Poi Valentine, mi sembra che comunque sia un figurino a posto, al bacio. Quarto posto è Seto Kaiba, un fico, però in questo caso è una figa. Va bene, il vestito è perfetto, è eccezionale perché io guardo qua mentre indico qui perché so che sta lì e hanno tutto, c'ha tutto quello che gli serve da avere. Forse c'ha anche due cose in più di quanto dovrebbe esserci Kaiba, ma è stato mascherato bene. Onore al merito. Comunque Seta Kaiba, complimenti. E io devo ringraziare tantissimo Giorgio perché non è presente e mi ha fatto questa lista di cose che adoro. Grazie, ciao. Rozzo a Jaden. Come Seto Kaiba, Jaden è una donna, perché pare che per rappresentare i maschi giapponesi bisogna utilizzare delle femmine. Io non ho niente in contrario, tanto non è che ho strane pulsioni, mi piacciono, quindi non si vede tanto, però i capelli sono perfetti. Questa è la cosa che notiamo maggiormente, perché è una delle cose più difficili da fare in questi cosplayer di manga, cioè sono difficili. Gli anime hanno tutti i capelli sparati, questa se ne fa questo, questa non lo sappiamo, è sempre più una questa, se ne è fatti fare dal parrucchiere nel modo proprio e quindi si è meritata nel terzo posto. Argento alla grande ragazza maga nera ancora! Sta lì, ci sta, è un cosplay che tutti avranno pensato, le femmine, di farlo. Insomma, magari i maschi, magari il mago nero, però insomma, non lo so, magari pure. Vabbè. E brava! Io mi limito solamente a dire che effettivamente il pendaglio è proprio perfetto. Poi il resto lo potete vedere da voi, insomma. E questa faccia è la faccia giusta. Al primo posto abbiamo deciso di votare due cosplayer, perché sono Mago Nero e Ragazza Maga Nera, perfetti, eccezionali, incredibili. Tra l'altro Mago Nero c'ha una bellissima scarpa col tacco, che proprio ci vuole, forse perché era alto 20 cm, essendo un giapponese, ma non sto facendo pazzismo, forse sì, facile ironia, quindi basta. Piccolo. No, niente, insomma, ci sono piaciuti tantissimo, cioè sono perfetti in assoluto, in tutte le proprie cose. Tra l'altro questa foto è molto evocativa e niente, insomma, si intravedono pure le cosce della ragazza maga nera, che è una cosa importante nei cosplay fatti così. Se non li vedi le cosce, non sono fatti tanto bene. Che ne pensi? Fammi sapere che ne pensi. Insomma, comunque sia, questa top 10 è stata un po' rilassativa perché erano tutti belli, tutte belle, anzi, perché cioè qua dei maschi ne abbiamo trovati ben pochi. E niente, una cosa, ma ti piace? Ancora più bella sta in questo sito, il nostro, con le magliette. Manda la foto che ti salutiamo in un video, mi raccomando, fai il bravo. Allora,
vorrei una lista di commenti approfonditi su quello che pensi sia il migliore cosplayer che abbiamo elencato, e se ce ne sto di meglio indicaceli, perché noi siamo sempre felici di fare due top dei migliori cosplayer di Yu-Gi-Oh! Se raggiungiamo almeno 500 mi piace, ne faremo un'altra, quindi insomma chiacce grandi, che ne fanno. E comunque sia, commenta, sì, iscriviti e metti mi piace al video. Ah, vabbè, che io ho fatto, mo vado, ciao, bello, 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 bravo, bello. Stay lab e al prossimo video!